Soprattutto in questo nuovo video dove i miei capelli sembrano pazzi, ho la cugina di It, ma non troverò mai una postazione adeguata perché se no lì c'è il sole, lì c'è qualcos'altro, si vede la P Princess, c'è qualcosa che... Essendo specchio è un po' complicato comunque là. Siamo qui, vi faccio vedere una cosa molto figa, aspettate così, sembra più bello. Voilà. Sì, per chi non lo sapesse, il 20 maggio c'è il mio compleanno, sì, ho un buco della maglia. Questa maglia di quando ero un po' più grassa, che tanto anche al contrario, è piena di buchi, però non la butto perché ci tengo. Se qualcuno vede che ho una colorazione strana, spero che non si veda tantissimo, sono bruciata al mare, tutto a posto. Infatti i miei capelli che stanno crescendo, sembro la cugina di It, ma oggi si risolve. Allora, Sara, se vedete delle schegge del pallone, poi vi spiegherò il perché. Delle schegge del pallone, magari in un altro video, o comunque ve lo spiegherò. Questo è il palloncino del mio compleanno, che ovviamente, come potete notare, è con l'elio. Quindi questo è appunto il video che cercherò di far uscire il più breve possibile con i regali del mio compleanno, quelli che per ora ho ricevuto. Diciamo che il mio compleanno l'ho festeggiato al mare. Infatti poi farò magari un breve video dove vi faccio vedere cosa ho fatto, ma se mi seguite su Instagram troverete tutto là, tutte le foto, eccetera. Se vedete con degli occhi strani, perché mi sono struccata stanotte, un po' male, però va bene. Allora, per ora questi sono i regali che ho ricevuto, a parte ovviamente i soldi, eccetera, eccetera. Mio padre mi ha regalato una notte in hotel a Spotorno, dove sono andata appunto al mare. E niente, procediamo con i regali, quelli, cioè, così vuol dire, quelli che mi hanno fatto i miei amici e il mio ragazzo. Partiamo allora dai miei amici che sono andati ieri a mangiare al sushi, perché ho festeggiato la settimana successiva perché sono stata al mare, poi diciamo che ho festeggiato con mio padre e con mia madre, quindi la settimana successiva, che sarebbe questa qua che sto facendo sul video, ho fatto i vari pranzi, eccetera, eccetera, con altri miei amici. Allora, Giorgia e Andrea, che Andrea non sarebbe il mio ragazzo, ma il fidanzato di Giorgia, che si chiama Andrea, mi hanno regalato, tada, profumo di Armani Code, che devo dire è veramente buono. Guarda che bella la boccia, è buonissimo. Ah, devo dire che per essere estate mi piace. Non è, ovviamente lo userò la sera perché io uso prettamente in estate Eau de Hautane come profumo, però questo devo dire non mi dà fastidio, mi piace molto perché lo trovo molto fiorito, non è troppo. Si sente, ma non è troppo pesante. Questo qua, là, mi piace tantissimo la texture di questo prodotto. È veramente fantastico. E niente, ce la provo insieme a qua, agli altri miei profumi. Poi c'ho anche un'imitazione di Alien e un altro che ho preso al mercato, che non so di niente. E un altro che c'è Musco Bianco, quello che uso solitamente, che è un po' più leggero. Questo qua lo userò per la sera. Grazie mille, perché finalmente è un profumo di marca. E no, non lo metto nella scatola, lo posso solo togliere perché la scatola mi piaceva. Secondo regalo, mi faccio il mio ragazzo, mio amore, che già mi ha fatto tanto, ma voleva farmi il regalo, che è questo bellissimo set. Questo set l'ho trovato da Coin, no, a Torino, da Coin, ed è, si chiama praticamente Rituals, che è questa marca qua, che è molto particolare perché l'ho trovata appunto da Coin al Lingotto, ex Ottogad di Torino, ed è fatta così. Ah, praticamente questa qua è una spuma per la tipo gel doccia, crema e scrub al sale rosa. Se ve l'apro, tanto comunque dovrò aprirla. Praticamente a questa cosa ci sono anche i singoli prodotti, però io volevo provare tutta la linea, quindi ho preso questa, cioè qua, questa qua che è la crema. Che questa qua praticamente è una crema corpo, se riesco a vedere, crema corpo ricca e nutriente, che bellissimo, guarda che mi sono data a fuoco, e l'odore mi ricorda qualcosa, ma non so ancora cosa. C'è sia una linea, c'è varie linee, quelle principali sono rosa e rossa, mi è piaciuta rossa perché era molto più, non lo so, molto più incisiva, mi piaceva moltissimo l'odore che ha, non so cosa mi ricorda, prima o poi lo scoprirò. Metto un po' sulla mano, sì. Tanto ne metto la mia dose di crema, che voglio capire dall'odore, mi ricordo qualcosa ma non mi ricordo cosa. È molto fresca, devo dire, non è, è spessa ma è giusto,
mi guardo qualcosa, ma non so cosa. Comunque c'è questa qua, appunto, la crema. Poi c'è questo qua, che è la spuma invece, che praticamente sarebbe, no, più piccolo non possono scrivere. Sarebbe la spuma da doccia, se non sbaglio. Ah, ho cercato doccia spuma sensazione gel. Questa cosa, sono molto curiosa di provarla. Essendo piccolina, quasi così me la terrei per i viaggi. Poi, togliendo tutto l'impalcatura, questa cosa è molto carina. L'impalcatura c'è sotto sotto la cosa che mi piace più, che io adoro, gli Scrabble. Chi mi conosce sa che adoro gli Scrabble, perché ne uso tantissimi di vario genere. Questo qua è uno Scrabble. C'è scritto Sweet Almond e Indian Rose, che secondo il mio inglese l'osservatore mandorle, perché scrub corpo con sale rosa, che io veramente sono curiosa di vedere com'era, se no penso che abbia la protezione, però infatti è la protezione, apriamo la protezione, sarà fatta danni secondo me, solleviamo leggermente. Un odore stranissimo. Non so se riuscirò a farvela vedere qua. Così. È molto. Insomma, normale, forse perché la scatola è rossa. Poi vi farò sapere come trovo. Comunque io odore li scaldo. L'odore è molto più forte. Però mi. Si chiama Pink Salt Scrubs. Voglio provarla a vedere com'è. Sono molto curiosa di questo qua. Non riuscirò mai tutto a far ritornare tutto nella scatola, infatti per questo che la scatola poi la butterò, perché sennò non so, io faccio questo di scatole, poi mi riempio di scatole, poi mi hanno omaggiato a Grazia, amore. Comunque tutto questo qua costa, il pacchettino costa se non sbaglio sui 15-16 euro, se c'è quel più grosso da 20 in avanti invece, che se mi piacerà mi prendo anche quello, c'è anche l'olio e un'altra cosa che non ho capito che cos'era insieme, forse è un'altra cosa, tipo l'acqua profumata. Poi mi hanno regalato questa qua, che era una crema viso. Peach Tea, è una crema idratante. Vediamo come mi trovo. Speriamo che non sia quella colorata, perché non mi piacciono. E poi mi hanno regalato il campioncino di Trussardi, che è caduto. Tutto è rosa, perché io amo il rosa. Vabbè, però sono molto contenta. Poi, altre cose sempre del mio amore, ce lo siamo regalato. Questa qua da DM, che vuole essere inserito, c'è scritto da qualche parte, da DM fanno, stampano queste foto. Vado questa foto in ricordo del nostro viaggio al mare. Sì, questa foto abbiamo la mascherina perché eravamo in treno. E mi fatto questa foto con scritto poi Spotorno, la data. È la nostra prima avventura insieme, perché ho visto che la maggior parte del nostro rapporto mi è passato in pandemia, purtroppo. E il primo nostro vero viaggio è stato questo, che è stata appena scampagnata. Perché siamo stati 2 giorni a Spotorno, abbiamo anche dormito in albergo e tutto il resto. È stato il primo nostro vero, virgolette, viaggio scampagnata, chiamiamola come vogliamo. Visto che abbiamo avuto tanti problemi. E questo è il palloncino. Questo del palloncino è praticamente che io lo uso per Twitch. Praticamente chi mi dona o si suba, io gli scrivo il nome. Ho iniziato da poco, quindi per ora ho solo 2 nomi. Questo qua è con la storia breve del palloncino. E io spero che i miei regali vi siano piaciuti. Io niente, vi lascio sempre il link se mi ricordo. Se non mi ricordo, leggendo, se leggerete il titolo di questo video. Niente, ci vediamo nel prossimo video. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.